Ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo qui sopra in Minecraft su una nuova mappa. E in questa mappa, come potete vedere, siamo qui a Private Drive. Anche devo ammettere che è un po' buggata, però sembrerebbe più che altro la fatica che ci mette a caricare il mondo. Vediamo se ci riusciamo. Ok, sì, esattamente, c'ho la mappa buggata. Ah, ok, si è caricata. Ok, non esiste il cosa. Ok, mappa malandrini, questa sarà bacchetta. Le quest inventario. Devo far aprire? No. Ok. Ok. Quindi premendo semplicemente F, ok. Niente. Ok, quindi direi l'unica cosa che possiamo fare è andarcene in giro per esplorare. Ok, questo è il bagno. Possiamo salire verso l'alto? Sì, ma è una scala finta, a quanto pare. No, non è vero, non è una scala finta. Ok, questa è la soffitta. Scacchi. Ok, a quanto pare qui sopra non c'è assolutamente nulla da prendere. Quindi, penso possiamo continuare ad andare a vedere in giro se ci sta qualcosa. Ma a quanto pare effettivamente non c'è nulla. Lettera. Ok, sarebbe il nostro la nostra lettera che ci dice possiamo andare a Hogwarts. Ok. Ok, quindi abbiamo ricevuto questa lettera. Ora. Ah, ok. Quindi, quanto pare, dovremmo esplorare la zona, se ho capito bene. Ora, devo capire dove devo andare. Ok, qui si è ribaggato, però penso che... No, qui non vale che premo qualcosa per...
far sbuggare tutto. Comunque a volte capitano cose del genere di bug di mappe. Oh, e tu sei una blu di mele. Ok, stiamo nel garage. Ok, in qualche modo si sta. Ok, quindi devo andare verso di qua. Però questa cosa che non vedo la parte della mappa non è che mi piace più di tanto. Anche perché voglio ricaricare i chunk, quindi in questo modo dovrei capire cosa devo fare. No, questo mostra i chunk. Ok. Proviamo uno. Ok, li sta ricaricando. Quindi proviamo a fare così. Ok. In questo modo, mano a mano, dovrebbe ricaricare. E non dico dovremmo stare a posto, però. Però una cosa invece potrei fare è aumentare la render distance. Ok. Però. Ok. Oh, questo è l'autoboost, quello che appare all'interno del gioco un pochino prima. Cioè un pochino prima, non mi ricordo se era nel secondo terzo. Mi pare nel terzo. Ok. Ok, e quindi ci fa partire per andare a prendere le varie cose, il che è veramente cosa buona e giusta, perché stiamo andando a Diagon Alley, che sta sotto Londra. Ok, siamo a, non so se siamo a Londra o già a Diagon Alley. Di qua devo andare? Penso di sì. Ok,
Ok, quindi la missione è quella di andare di capire come entrare dentro il Diagon Alley. Ci sta Hagrid, quindi penso che lui ci farà entrare. O quindi abbiamo conosciuto finalmente Rubeus Hagrid, che non ci ha aperto nulla, però abbiamo conosciuto Hagrid. Ok, abbiamo aperto e ci ha dato delle monete e ok, quindi un po' di roba ce l'ha data. Ora vorrei capire se da questa parte possiamo fare qualcosa noi. Ok. Ok, parte un po' di lag generale per l'apertura, però siamo entrati a Diagon Alley. Ah, ok, finché non mi apre completamente la porta, non posso passare, a quanto ho capito. Ok, sono arrivato a Diagon Alley. Ovviamente parte di zone che mancano di mappa. Ok, si è caricata solamente. Quindi se metto in pausa il gioco dovrebbe, cioè, dovrebbe avere più facilità nel caricare i vari chunk. Ok, qui dovremmo stare a posto. Ok, quindi praticamente ci sta mostrando i vari negozi dove dovremmo andare per comprare le cose per la scuola. Vediamo se mi carica. Esatto, sì, sta caricando. Ok, questa dovrebbe essere la Gringotto, che sta alla fine della strada. Ok, quindi devo andare alla Gringotts semplicemente per andare a prelevare i soldi, così posso andare a prendere tutto quello che mi serve per la scuola. Ok, spiega che posso aprire cose per. Posso aprire cose per recuperare soldi e altre cose. E i PNG con il punto interrogativo sopra la testa vuol dire che ci devono chiedere qualcosa, comunque, o semplicemente parlare, o
e dobbiamo risolvere una sorta di missione per loro. Ok, siamo alla Gringotta, però prima di entrare faccio un caricamento di dati. Ok. Ok, siamo entrati dentro alla Gringotta. E qui devo parlare con lui. Ok, quindi devo tornare, ora devo tornare a Diagon Alley, perché comunque ci ha dato dei soldi che possiamo spendere per prendere cose. Ora devo prendere. Ok, devo andare da Ollivander, che abbiamo passato. Ok, quindi devo prendere. Ora vado a prendere la bacchetta qui da Ollivander. Comunque il negozio di Ollivander è veramente veramente fatto bene. Pure lui come personaggio. Allora, ora devo entrare per. Ok, devo trovare una sorta di bacchetta. Ok, quindi queste. Tipo queste che stanno all'esterno. Posso salire? Sì. Ok, questa zona non me la ricordo sinceramente. Non mi ricordo che fosse così grande. Nel senso mi riferisco alla. Al negozio di Vander. Nel senso, mi ricordo che aveva una molto alto, cioè l'edificio molto alto, ma non mi ricordo avesse una stanza sul retro, cioè su un altro piano. Ok, trovato dei soldi. Forse andando di qua trovo qualche altra cosa. Ok, qui non credo ci sia qualcosa. Ah, ha pure un piano di sotto. Forse è qui dove fabbrica le bacchette. Ok, nonostante abbia molto probabilmente voi vedrete ancora meno di me, che è veramente veramente buio. Ok, praticamente me manca una bacchetta che non vedo.
riprendere Serra Romola. Ah, eccola l'ultima. Quindi ora finalmente posso andare. Posso scendere e parlare con il nostro amico di Vanderra. Ok. A quanto pare ho preso la bacchetta. Ok, vorrei andare a prendere i libri e guardaroba. Ok, più di questo non farà fare, penso, per il momento. Ora vediamo dove ci porta per andare a prendere altre cose. Ok, di qua per i libri. Ok, devo prendere questo sicuro perché altrimenti ah, ok. Secondo. Quello della trasfigurazione e basta. Ok. Quindi a quanto pare siamo riusciti a fare l'ultimo. Ok. Siamo riusciti a comprare la missione. Ora devo andare a prendere il guardaroba. Visto che sto sulla strada, volevo pure fermarmi a prendere prima i vestiti e poi i libri. Ok, questo deve essere. No, non sei tu? Ok, sarai tu? Sì, sei tu. Ok. Ah, quindi devo scegliere. Ok. Quindi a quanto pare ho completato pure questa missione. Ah, ok. Me la devo mettere. Ok, quindi ora metto pure la sciarpa. E equipaggiamo. Ok, ora dovrei stare bene o male a posto, no?
Ok, quindi devo andare alla piattaforma 9 e tre quarti. E devo andare di qua, tornare praticamente a Londra. Diciamo, penso che la strada sia un bel po'. Ok, ora dovrebbe riaprirsi. Esattamente. Fa passare? No, ancora. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto e ciao a tutti voi.